Ciao a tutti, bentrovati. Eccoci qua. Allora, mi chiedete, molti di voi, molti atleti, e tra l'altro alcuni che seguo, in realtà me l'hanno chiesto quasi da subito, ma ok, io mi alleno mentalmente, io faccio il mio lavoro, ho un tempo di miglioramento. E questo non è, come abbiamo detto, determinato statisticamente in X, Y, Z, ma l'abbiamo definito come QB. Quanto basta? Cioè, non dovete stare lì ad evidenziarlo né a preoccuparvene di questa cosa. Bene, e fin qui è chiaro. Ma chi non lo fa questo allenamento mentale e poi magari ottiene risultati comunque. Come mai? Perché? Quanto è importante? Allora, la risposta è alquanto semplice. Nel momento di pari capacità tecniche, tattiche, fisiche, pari capacità, quindi abbiamo due soggetti che sono di egual capacità, lì scende in campo il fattore mentale. Sì, scendono in campo i vari eventuali fattori inibitori. Scende in campo il discorso blackout. Come? Spento la luce. Spengo la luce. No. Posso spengere la luce, era un modo, sono preoccupati subito, ma era un modo di dire. Ed è quel momento, ad esempio, in un match di pallavolo, io vado a chiedere il time out. Vado a cercare di dire: ehi, calma! Quelli hanno fatto 5 punti consecutivi, ma calma, stiamo noi davanti, sono loro che si devono preoccupare. Tutte parole, bla bla bla, oppure quello che, quei versi che ogni tanto il pubblico vede. Andiamo avanti, non ci preoccupiamo. Ma io queste cose, lo dico al ministro, lo dico a chiunque, devo averle incamerate nel mio bagaglio, perché è come se mi chiedeste di parlare tedesco, francese. Insomma, è un disastro per me, non si offendesse nessuno. Di nazionalità tedesco, francese, cioè, io non so parlare, ok? Quindi, attenzione, se io vado a chiedere qualcosa a qualcuno, devo aver predisposto quel qualcuno per recepire quello che dico. Perché se io chiedo una cosa che non sta né in cielo né in terra, vado a vuoto. Ho fatto solamente un'azione, dice, ma allora perché comunque qualche time out possono aver successo? Ho fatto solo un'azione di proprio, sai com'è, di spengere o un fattore di troppa emotività, di troppa concentrazione, quindi ho fatto in modo di attivare un piccolo cortocircuito che può essere significativo per avere una reazione, però altrimenti non è che io ho agito, cioè ho agito nel modo diretto che volevo agire. No, 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 assolutamente. Quindi l'allenamento mentale e il controllo del nostro cervello serve proprio a questo, perché io sto giocando e quindi, come già detto in altri video, mi sto divertendo. So quello che devo fare e quindi sto leggendo la gara. Evito di stare lì, preciso, a pensare, adesso mi danno un voto, adesso mi fanno, dicono questo, quest'altro, io ho studiato. No, c'è niente da studiare, io ho
mi sono allenato, ho provato delle cose che se non riescono al momento, bisogna capire perché, ma non me ne devo preoccupare io, perché c'è un allenatore che se ne occupa. Cioè lui si occupa di quello, è lui che legge la partita. Mi chiedete anche l'allenatore. L'allenatore è un aiuto fondamentale, ma deve essere lucido, deve essere lucido vuol dire, deve leggere la partita, non deve star preoccupare. Cavolo, ha sbagliato quella cosa, io non l'avrei fatto. Ma come si fa? Ma stai calmo, deve essere calmo. Se il capitano, se il generale, se chi comanda perde il controllo, figuriamoci poi io che dovrei vederti come leader. Dice, ma quello si è arrabbiato come una bestia. Oh, ma ho fatto l'uomo un disastro. Mamma mia! No, 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 non ci siamo. Quindi l'allenamento mentale, cari, che me lo chiedete, è fondamentale. Certo, se io vado ad incontrare una persona che ha un'elevata capacità rispetto a me, tattica, tecnica, mostruosa, ma per mostruosa vuol dire come se, che so, io andassi a fare una maratona con chi fa le maratone, mai fatta una maratona, ma che volete che possa arrivare? E quindi non lo metto mai sotto pressione psicologicamente, strutturalmente, cioè mentalmente quel soggetto, quello corre. Anche se, attenzione, se io do sempre il massimo di me stesso, perché mi sto allenando mentalmente, avrò e farò un risultato davvero la grande. Ecco qui, momenti di sorpresa, eccetera. Ma io devo ben capire, per rispondere, tornare alla domanda, che l'allenamento mentale è fondamentale, cioè il controllo del mio cervello, di me stesso, è fondamentale per qualsiasi poi motivo. Perché? Perché avendo il controllo di me stesso io mi diverto di più. Realmente imparo di più. Se sbaglio, imparo. Faccio sì che possa crescere. Possa ottenere risultati maggiori. E per risultati maggiori vuol dire crescere. Crescere come bagaglio di esperienza, come know-how. Sì, anche gli sportivi, anche il know-how è solo di persone che fanno i manager, fanno consulenti, fanno direttori, altre cose, eccetera, eccetera. È proprio il bagaglio di esperienza che poi mi porto dietro. È già che mi porto dietro. Quindi, sia ben chiaro che secondo me per uno sportivo è fondamentale. È fondamentale avere il controllo del proprio cervello. È fondamentale. E avere controllo vuol dire controllare, scusate il gioco di parole, e gustare ciò che si fa costantemente. È tutto per questo video.